su tutti quelle 40 all'ora, tutti quelle 40 all'ora. Una famiglia intossicata da monossido di carbonio è accaduto nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio in località Macchia a Forno Canavese. L'allarme è scattato intorno alle 16. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, l'NBCR, la Croce Bianca del Canavese, la Croce Rossa di Castellamonte e i carabinieri della compagnia di Venaria Reale. A causare la fuga di monossido è stato il malfunzionamento di una caldaia a legna. Intossicati una donna di 88 anni, il marito di 81 e il figlio di 56 anni. Dopo le prime cure sono stati accompagnati all'ospedale di Cornier.